è una notizia che ormai sembra non fare più notizia. Prendiamo atto che il comune di Nicosia e questa amministrazione comunale non vogliono istituire l'ufficio legale per il comune di Nicosia. Ma non accetto né da questa amministrazione né delle amministrazioni precedenti che si venga ad asserire il falso, ovvero con dati alla mano che voi potrete vedere attraverso questa emittente televisiva, io vi posso riscontrare che la spesa del contenzioso, ho fatto la richiesta per gli ultimi 3 anni, è una spesa che è ormai consolidata intorno a quella delle 200.000 euro. Non è vero che il Comune di Nicosia non possa provvedere a diminuire questa spesa. Infatti siamo riusciti, dopo grande insistenza da parte di chi vi parla, a realizzare una organizzazione interna che permette per le cause del giudice di pace che vadano i dipendenti comunali con l'abilitazione a difendere queste cause. Ora, la mia idea è molto semplice, non corrisponde a verità che il Comune di Nicosia non si possa dotare di un ufficio legale, né che non ci sia la figura di 3 di cui il sindaco dice o ne lamenta la carenza, perché all'interno del Comune queste figure ci sono e ci sono anche dei dipendenti comunali che potrebbero essere utili anche per il discorso di stabilizzazione, che sono laureati in giurisprudenza ed alcuni anche abilitati. Di conseguenza questa spesa potrebbe essere ridotta, perlomeno per tutte quelle cause del contenzioso civile che si fanno davanti al tribunale oggi di Enna, davanti al giudice di pace, o come viene fatto da parte del dirigente del settore di competenza per quanto riguarda la commissione tributaria. La materia del contendere nasce da una circostanza molto semplice: l'amministrazione comunale ha più volte rideterminato la pianta organica senza prevedere questa figura, anzi ha aumentato a 2 dirigenti del comune di Nicosia, che proprio rivestono la figura di 3, il loro budget economico, elevandole a dirigenti di alcuni settori. Io voglio rispondere a questo per dire ai cittadini di Nicosia che se qualcuno mente non è certamente il consigliere Filippo Giacobbe, ma l'amministrazione comunale, prendiamo atto che non ha la volontà di istituire l'ufficio legale e continuiamo a pagare un enorme costo di contenzioso, il quale non potrebbe essere eliminato, perché io voglio dire la verità, per il ricorso in Cassazione oppure in materia specialistica si dovrebbe sempre ricorrere all'esterno, ma potrebbe certamente essere ridotto.